luglio del 1867 Thomas torna dall'Inghilterra con il fratello Daniel. Portano una serie di piante dal giardino paterno, rose, gerani, passiflore, peoni e cedri del Libano. La villa viene nel frattempo ristrutturata dall'architetto inglese Arthur Foster. Viene dotata di un loggiato e di una splendida terrazza. Thomas stesso progetta il pavillon davanti al palazzo. Signore, ho ricevuto oggi la vostra lettera del giorno 8 con copia della raccomandazione allegata. Sono disposto a credere che voi siate adatto all'incarico. Tra il 1940 e il 1943, il giardino, anche se confiscato dallo Stato italiano, sopravvive. Nel palazzo si incontrano segretamente Mussolini e Francisco Franco. Nel corso del 1943, il giardino viene abbandonato.